In questa seconda parte di Terra Lucana vi mostreremo, siamo sempre in zona Murgia Timone, vi mostreremo una chiesa rupestre molto antica che si chiama San Falcione. Questa chiesa successivamente era diventata un ovile, qui praticamente c'erano tanti animali e adesso andremo a vedere assieme come veniva utilizzata questa chiesa che poi, come dicevamo, nel tempo si è trasformata in un ovile, ma c'è anche un nome molto particolare. Vi spiegheremo anche il significato. Iazzo. E adesso ci stiamo avvicinando a questo meraviglioso complesso di chiese, ma per meglio spiegarvi quello che vi faremo vedere, salutiamo Saverio Tarasco del centro visite del Parco della Murgia Materana. Salve a tutti, e ora siamo per entrare proprio in una vecchia struttura rurale della Murgia Materana, appunto come dicevi prima, Iazzo San Falcione. Iazzo San Falcione prende il suo nome proprio da un'antica chiesa rupestre nascosta all'interno di questa struttura rurale, proprio perché all'inizio, nel IX-XI secolo, questa struttura è nata come un'antica chiesa rupestre che successivamente, dopo l'abbandono del culto religioso, i pastori hanno riutilizzato, riadattato, quindi trasformandolo in un ovile che ospitava pecore e capre. Possiamo entrare? Prego, seguitemi. Uno scambio termico davvero grande, perché fuori faceva caldo, qui c'è un fresco naturale. È un fresco naturale proprio perché siamo all'interno di una struttura ipogea qui nel territorio materano, e in particolare sulla Murgia tutte le strutture rurali, abitative, venivano appunto proprio scavate nella roccia, e quindi offriva queste piacevoli temperature fresche di estate. E adesso entriamo nella zona di culto di questa chiesa rupestre, come dicevamo, San Falcione. Qui ci sono ancora dei resti di affreschi bizantini, due arcate, ma vogliamo un po' capire un po' tutto, insomma approfittiamo della presenza di una persona che ci può dare tutte le indicazioni. Allora, questa chiesa, abbiamo detto, si chiama San Falcione, però ha anche altri nomi. A volte è anche identificata con il nome di San Canione o San Canio, proprio perché l'origine di questa chiesa si perde nella notte dei tempi, potremmo dire. Secondo alcuni esperti, San Falcione è stato appunto un vescovo bizantino, il cui culto si è poi trasferito e ritrovato anche qui in Occidente, e potrebbe proprio essere l'affresco qui sulla nostra sinistra, affresco del quale non se ne riesce più a dare l'identità, ma ben sono evidenti quelli che sono i parmenti proprio del vescovo. È una chiesa, come dicevi, che è segnata, decorata da affreschi bizantini. Questo lo riconosciamo dai colori molto scuri, il marrone, l'ocra, il giallo sono delle colorazioni che troviamo molto di più negli affreschi bizantini, non negli affreschi occidentali, anche perché qui a Matera, potremmo dire, come alcuni studiosi sostengono, si sono pacificamente incontrate, sposate due culture religiose, monaci bizantini, quindi appunto giunti dall'Oriente, e comunità benedettine che dopo il crollo dell'impero romano, schiacciate dalle invasioni barbariche, in questi luoghi così severi dal punto di vista della vita, dormire sulla dura roccia, entrare un po' nella pancia della natura, richiamavano delle condizioni fondamentali di culto e ricerca spirituale. Mentre alle nostre spalle abbiamo un altro affresco, insomma, conservato un po' meglio. Conservato un po' meglio, anche se danneggiato un po' dal tempo, a volte anche dall'incuria dei pastori, che forse un secolo fa ancora non riconoscevano l'importanza artistica di queste opere. Però abbiamo quello che è l'affresco di San Nicola, un altro santo giunto dall'Oriente, venerato protettore della vicina città di Bari. E invece nella parte del lambone
abbiamo quella che è la scena della presentazione di Gesù al Tempio, o meglio quello che resta di quella che doveva essere la scena della presentazione di Gesù al Tempio. Una pittura rupestre che riusciamo purtroppo solo a riconoscere ed edificarle grazie a quello che sono le fonti bibliografiche, quindi antiche, vecchie foto addirittura in bianco e nero, ma ormai sulla parete di calcare resta ben poco di questa importante raffigurazione risalente forse al XII-XIII secolo. Non ci sono tracce o testimonianze che dimostrino quello che un tempo poteva essere la possibilità di affreschi presenti su queste pareti. Sicuramente però queste cavità absidali erano gli altari, un tempo secondo addirittura alcuni studiosi fosse destinati al culto cristiano cattolico e al culto bizantino. Ma questo luogo sacro, come dicevamo, nel tempo si è trasformato in uno iazzo. E adesso vogliamo un po' spiegare ai nostri amici telespettatori il significato della parola iazzo. Allora, iazzo deriva dalla parola latino iacere, dormire. Era quindi proprio il luogo dove dormivano, dove stavano le pecore e le capre. In questo particolare contesto, questo iazzo è stato conseguenza di un cambiamento della destinazione d'uso di quello che era invece la più antica chiesa rupestre. O meglio, potremmo dire che dopo l'abbandono, l'esaurimento del fenomeno monastico, i pastori hanno recuperato in parte la fatica dei monaci che già ne avevano scavato questo primo ambiente, un tempo la chiesa, e poi successivamente hanno scavato la roccia alla destra e alla sinistra di questa chiesa rupestre per realizzare tutti quegli ambienti e tutte quelle strutture, cavità necessarie proprio al ricovero e al governo degli animali. Adesso invece simuleremo un percorso che facevano gli animali. Insomma, è un po' scomodo perché noi siamo in piedi, gli animali erano giù a quattro zampe, per cui era più facile. Allora, qui dentro entravano e uscivano le pecore o altri generi di animali? Pecore e capre, e queste piccole strettoie, appunto così strette, servivano a consentire il passaggio di una sola pecora alla volta. E quindi era più facile contarle. Proprio perché potremmo dire un vero e proprio contapecore, dove il pastore si accertava così che tutte le pecore fossero tornate sane e salve a casa al rientro dal pascolo. Qui però vediamo un'opera muraria a chiusura della grotta, questo vuol dire che l'uomo ci ha messo la mano. L'ha scavata e successivamente tamponata per, come dicevamo prima, consentire quindi il passaggio solo pecore e capre, per poi entrare in quella che era la sala di mungitura. Possiamo andare nell'altra zona dello iazzo, perché lì abbiamo visto un piazzale davvero bello. Allora, in questa zona, come dicevamo, c'è un bel piazzale molto grande e ci sono altre grotte collegate fra loro, sembrano quasi, diciamo, un percorso sotterraneo. Ma dando un'occhiata un po' a queste grotte, magari se ci seguono con la camera gli operatori, qui ci sono delle zone dove c'erano delle mangiatoie e delle abbeveratoie, anche per animali più grandi probabilmente. Le mangiatoie più grandi, più alte, erano sicuramente destinate al cavallo, all'asino, forse al mulo, che per tanti anni, prima dell'arrivo della meccanizzazione e quindi delle auto, aiutavano il pastore o l'agricoltore negli spostamenti, ma anche nel duro lavoro nei campi. Ma dagli animali si ricavava una bevanda preziosissima per la crescita della specie umana, il latte. E qui siamo in una stanza che si chiama il casone. Ma
qui dentro cosa accadeva, Saverio? Sì, Felice, hai detto bene, appunto l'allevamento ovicaprino era importante soprattutto per la raccolta del latte e la lavorazione, ho detto, di questa preziosa bevanda avveniva in questa stanza che prende il nome di casone, ma non per dare delle grandi dimensioni di questa stanza, ma casone deriva da una parola casus, cacio, tanto che ancora oggi si chiamano caseifici i luoghi dove avviene la lavorazione del latte.